Eccoci qua, salve a tutti, noi siamo P2 Nitio e questo è il 4+. Ma che inizio? Questo inizio violento, questo inizio diverso perché di solito è il P2 a fare l'apertura, ma perché questo è un video speciale, un video che volevamo dedicarvi tipo 4, 5, 6 mesi fa. Però... più o meno circa, sì. Video sulle origini del canale. Questo video nasce per i 5.000 iscritti. Nascerebbe per i 5.000 iscritti. Ora siamo a 6.000 più qualcosa. Di 6.000, vabbè, viva 5.000 iscritti. Viva 5.000 iscritti, grazie, siete tanti. 5.000 e 6.000 ancora di più. E 1.000 in più, andate tutti a quel paese. No, questo video è perché noi non abbiamo quasi mai fatto un video un po' più personale. No, di solito spariamo. Di solito spariamo, bischierato. Però non vi abbiamo mai parlato per bene, magari a qualcuno l'abbiamo accennato qua e là, ma come è nato il canale di YouTube, come siamo nati noi come 4+, ma soprattutto quello che vedete come titolo non è un clickbait, è davvero quello che vi mostreremo oggi. Mamma mia. Perché il nostro primo video caricato, che non è... voi direte, andiamo a vedere qual è il primo video, no! E no! È troppo semplice, se no... E se no non siamo così stupidi a fare il primo... è il primo video che abbiamo caricato su YouTube. Purtroppo no, è un, no, è un video. Gran video, è un gran video. Il video, no, prima di commentarlo lo facciamo vedere direttamente e poi sì, lo commentiamo. Facciamolo vedere direttamente, facciamolo poi vedere. Almeno smettono subito. Almeno non morite, preparatevi perché non vedrete mai tanta bellezza. No, in verità dopo questo video cercherete un altro canale un po' in gocciolino più serio. E fareste meglio. Via al video. Ame, ame, insomma, bello, questo video dovete sapere che questo dopo video... dopo è partita Sturgeon. No, quella non l'avevamo. Non l'avevamo Sturgeon. Avrebbe rovinato la nostra infanzia. Questo video a quanto tempo risale? 16 anni fa? No, 16 no. 11 anni fa circa. Eravamo giovani, eravamo belli. Ora lo siamo ancora di più, però... questo qua è un video che abbiamo caricato su quello che è il mio canale privato. Come si chiama Rikimaru 666999, ma come fai? È un video che avevamo fatto con un cellulare, ma di quelli di secoli fa. È uno delle prime con la videocamera. Uno dei primi con la videocamera, infatti la qualità è terribile. E vi ho lasciato anche il video com'era, perché l'audio che si stoppa a metà... È bellissimo. È stupendo. Questo è un video ormai storico. Com'è che noi facevamo video a quel tempo? Io, il P2 e Massi in realtà ci conosciamo da prima che il mondo nascesse. Sì, l'abbiamo creato noi. L'abbiamo creato noi. No? Certo, se no. Però adesso facciamo un salto in avanti, un salto di 6-7 anni, non so di quanto sia. E arriviamo... a non so quanti anni, a 4 anni fa. Sì, 4 anni e 3 mesi più. 4 anni e 3 mesi, in realtà un po' di più di 3 mesi, perché noi a un certo punto abbiamo avuto l'idea di aprire il canale. Non è che abbiamo avuto l'idea, è che il regolamento di Dungeon Quest ci ha obbligato a creare un canale. Precisamente, ce l'avamo trovati per il suo compleanno, se non sbaglio. Sì. Eravamo per il suo compleanno, eravamo rimasti tipo solo io e lui e ci siamo messi a leggere le regole di Dungeon Quest tipo alle 10-11 di sera, non mi ricordo quando era. Sì, il problema è che sono 40 pagine di niente, proprio di nulla. E stavamo soffrendo perché abbiamo detto, guardiamo su YouTube, qualcuno avrà spiegato, nessuno. Anche magari le edizioni vecchie, qualcuno in inglese si trovava, però nessuno. Ci siamo trovati un po' spiazzati, abbiamo detto... però dovremmo aprire un canale di giochi da tavolo. Non ne avevamo a quel tempo tantissimi, però qualcuno ce l'avevamo. Abbiamo detto, potremmo aprirlo. Comunque, certo, piano. Piano piano ce ne siamo fatte la nostra libreria di giochi. Quindi a differenza di molti canali che magari aprono avendo già una... noi avevamo una grande passione per i giochi, però non è che ne avessimo tantissimi. Ora, quello che vedete qua dietro non è il primo gioco che abbiamo portato. Perché che... ce l'ho a casa, l'ho dimenticato. Appunto, è Dungeon Quest, che peraltro ha avuto molte visualizzazioni Dungeon Quest. Probabilmente nessuno l'ha fatto. Però questo qua è il secondo gioco che abbiamo fatto. Quindi abbiamo messo questo, Carnival Zombie, che peraltro ci piace un sacco. Sì, è bellissimo. È bellissimo, però. E tra l'altro, se vogliamo dirla tutta, io mi ricordo ancora il primo commento che abbiamo mai ricevuto su YouTube. Fate come al 4+. No. Il primo di
ora non voglio dire il nome perché magari è violazione della privacy, ma di qualcun un ragazzo che penso ci segua ancora, almeno un paio un anno fa circa ci seguiva, che ci ha scritto: l'audio è troppo alto. Questo è come abbiamo iniziato a YouTube. Vabbè, è già qualcosa. Il canale è aperto il 14 novembre di 4 anni fa. 14. Esatto. E abbiamo caricato i primi video. Poi come siamo andati avanti? Peraltro il primo video che non rimetterò perché non lo voglio neanche rivedere. Impacciatissimi, terribili, certo, veramente imbarazzanti. Non è facile, le prime volte uno si mette davanti a una telecamera rimane bloccato. Certo. Se non hai qualcun altro accanto che un pochino gestisce il tutto, rimani proprio bloccato. Se sei da solo poi impazzisci. Noi ci facevamo i bigliettini all'inizio sulle cose da dire, proprio ce le imparavamo a memoria. Anche la prima volta, il primo tutorial che abbiamo fatto, l'abbiamo scritto a mano su dei foglietti che da qualche parte abbiamo ancora. Da qualche parte ci sono, e quando ritroveremo questi reperti faremo delle foto. Sì, magari ve le metto poi nel video. E sono tutti i biglietti con scritte tutte le parti del tutorial da leggere. Una follia. Bellissimo. E ci abbiamo messo tantissimo. Poi io ero all'inizio con il montaggio, quindi riprendere un pochino in mano tutto. È stato difficilissimo iniziare, non ve lo auguro a nessuno. Però piano piano abbiamo migliorato. Il primo ad entrare nel canale dopo noi due, perché il canale è stato aperto solo da noi due, e per i primi ho due o tre video, esatto, nemmeno. Sì, è stato Massi che l'abbiamo inglobato noi per girare i gameplay. In tre era più bellino fare anche gameplay. Che in due. Prima di procedere con la storia, dovremmo in realtà fare un passo indietro. Come mai si chiama il 4 più il canale? Allora, era una brutta notte in cui sarà a dormire qui. Qua, eravamo a dormire qua. Forse era il mio compleanno, quella volta era sempre il tuo compleanno. No, forse era il tuo. Si rimase a dormire tutti insieme, chiaramente insieme, e si stava ragionando su... perché stavamo pensando di aprire il canale. E c'era una terza persona... che non avete mai non visto. Non mi ricordo chi si era in quella stanza, cioè, però c'era una terza persona e non avete mai visto. Che non avete mai il visto. Grande Hala, che forse vedrà questo video. Forse lo vedrà, lo salutiamo. Ciao Hala. Che tirò fuori al 4 più, non mi ricordo come. Sì, stavamo pensando, non trovavamo, volevamo un nome forse un pochino più giovanile, quindi non tipo il Mifol. Il Mifol rotolante. Sarebbe bello. Cosa del genere. Però abbiamo detto, troviamo un nome un pochino più giovanile. Tra l'altro eravamo tra i primi ad avere un canale su YouTube. A qualcuno di voi potrà sembrare strano, canale YouTube su giochi da tavolo ovviamente, tipo. C'era Alkila, c'era... non so più. Forse quasi nessun altro, anche Sgalanzio penso abbia aperto dopo di noi. E quindi eravamo veramente tra i primi. Non trovavamo un'ispirazione, questo nostro amico era venuto fuori con Al4+. Cosa vuol dire Al4+, ce lo chiedete? Ma che cavolo vuol dire Al4+, lo diciamo 20 volte in un Al video. Al4 o più. 4, 5, 6 con un di 6, cioè qua, devi fare... sono di 20? E comunque 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vabbè, è stato una crisi per tutti anche scrivere questo nome. Nel frattempo state vedendo come è stato scritto varie volte. Comunque al 4 o più, dovete fare 4, 5, 6. È stata una crisi anche per noi scriverlo nella mail. Nella mail. Perché non gli piace la U con l'accento. La U con l'accento. Insomma, devo dire che a ragion veduta non è stato il miglior nome di sempre. Perché avete tutti avuto dubbi che come si chiama, cioè... però, è così che si chiama. Potevamo chiamarci il Mifol rotolante. Ora che abbiamo rivelato questo segreto ancestrale, eravamo appunto al fatto che si è aggiunto Massi al canale. Però ci mancava un pochino la capacità di fare qualcosa di grafico bellino, perché non riuscivamo. Perché Massi prende a testate il tavolo e non riesce a fare altro. Quindi, ciao Massi, ti vogliamo bene. No. E a quel punto c'era Cos che conoscevamo comunque da Moa. E sapevamo, lui ha fatto Accademia delle Belle Arti e quindi era bravo da un punto di vista artistico, quindi cioè, anche lui... più di noi. Anche lui, sì, no, più di noi ci vuole ben poco. E si era proposto di fare tutta la grafica e quindi, peraltro, la grafica di copertina, eccetera, è sempre rimasta la stessa. È cambiata poi quella di profilo, solo la parte proprio del logo del canale, molto più bellino che c'è ora. E prima eravamo noi obesissimi, belli. Sì, su queste poltrone. No. Forse c'era quella blu. I coperti di no, sì, quello era sull'intro. Ah. Era l'intro. Io stavo dicendo proprio la ti ricordi il tondino? C'eravamo noi con... c'eravamo noi. Sì, lui aveva disegnato noi. Ah, già, è vero. L'intro orribile, c'era l'inizio della pallina e no, era bellissimo. Era bellissimo. Buttalo se lo ritrovi. L'intro la dovrei avere da qualche parte. L'intro, ora ve la rimetto, era l'intro che avevamo all'inizio. Era bellissimo.
Quindi si è aggiunto lui anche per girare il gameplay. Eravamo in 4. Più che altro aveva una reflex. Aveva una reflex. Noi non avevamo, giravamo con la mia cosa che peraltro che era ancora male, usiamo per il gameplay, quindi poi non era male, però era una compatta, non è che facesse grande qualità. Con la reflex di COS abbiamo migliorato, cioè, l'audio era ancora terribile. Poi questo microfono che usiamo ancora mi è stato regalato, mi pare, da mio fratello secoli fa. A quel punto abbiamo continuato con i video, piano piano abbiamo migliorato la qualità sul canale, molto piano piano. Sì. Molto piano piano abbiamo tolto l'intro a un certo punto, ma per questioni secondarie si era frizzato il computer. Sì. Avevo perso tutti i dati e non avevo più l'intro. Quindi non l'ho trovata, dovevo rifare un casino, siamo stati un po' senza computer, non potevo montare niente. A un certo punto, dopo un bel po' di tempo, se non sbaglio, si è introdotto anche il quinto membro di Al4più, perché sì, Al4più non c'entra niente con il numero di persone che siamo. Certo. Niente proprio, anche perché quando abbiamo aperto eravamo in due. Sì. Quindi si è aggiunto il quinto membro di Al4più, che è Pippus. Forse Pippus era arrivato prima e si prevede che si rompesse il computer, però insomma più o meno sono passati tanti anni, non mi ricordo. È sempre stato il membro più giovine e folle del gruppo, perché noi siamo dei vecchietti, poverini. Mi ricordo ancora del primo video in cui è apparso. Cos'era? Galaxy Tracker. Vabbè, e si parte male. Peraltro chiamandolo come COS 2, mi pare. Davvero? Mi pare di sì, però non ne sono sicuro. Poi nel tempo siamo andati avanti con questa formazione. Una cosa che è successa più di recente, diciamo un annetto, forse addirittura meno di un annetto fa, per trattare di giochi di ruolo che non portavamo sul canale, abbiamo chiamato l'esperto mondiale di giochi di ruolo. No, il dio dei giochi di ruolo. Il dio di giochi di ruolo, fosse. Che è lo Scotto. Lo Scotto che appunto collabora con noi, ogni tanto l'avete visto in dei video, dei gameplay, in dei appunto, soprattutto sui giochi di ruolo. Stiamo anche pensando di fare dei gameplay sui giochi di ruolo, però dobbiamo pensarci molto, perché ci vuole tanta elaborazione. Non è facile. Esatto, non è facile pensare a tutto. A me sembra che abbiamo detto tutta la storia. Cioè, ci siamo dimenticati ovviamente di aneddoti, poi nel mezzo ne potremmo raccontare tipo 8000. Però diciamo che come storia generale di come è andata, sì, avanti il canale, è stata così. Il video sarebbe arrivato alla fine, io però vi lascio con una domanda. Mi sei forata la bici? Fra una settimana o poco più uscirà un video di FAQ, il primo video di FAQ che faremo. Non è un video forno di FAQ. Mi stavo guardando. Perché effettivamente molte domande ce le fate molto nel tempo e vogliamo rispondervi però in un video, in modo tale siano raccolte tutte lì. L'abbiamo già fatto un post su Facebook per chiedervi di chiederci alcune cose, ce ne avete già chieste molte, ma sotto a questo video, se volete, potete chiederci altre cose. Avete qualche giorno di tempo, non tantissimo perché poi giriamo il video, però potete chiederci, fare le domande che volete su quello che volete. Ad esempio, quanti peli ha il Pidu sul braccio? Potrebbe mettere, cioè, potrebbe essere un problema. Quindi avete questa occasione per domandarci qualsiasi cosa, sia sui giochi da tavolo, sia su Massi. Chiaro, Massi, certo, come era sindaco subito, Massi. Bene, siamo arrivati alla fine del video. Vabbè, condividete. Condividetelo per far sapere a tutti. Commentate le domande che volete farci, tipo quante ore dorme Massi al giorno? Circa 25. Da quanti anni ci conosciamo? Non me lo ricordo neanche questo. Vabbè, dalla prima media. Dalla prima media, io Massi dalle prime elementari, abbiate pietà di me. Noi ci vediamo al prossimo video. Se volete, Ora che avete visto il nostro video della Kamehameha, magari ne saltano uno e vedono quello dopo. Esatto. Il prossimo. Esatto. Vi vogliamo bene. Addio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.